E iniziamo adesso questa puntata di Artedì introducendo e salutando i nostri ospiti. Abbiamo qui Mariano Mazzullo, autore del libro Esercizi filosofici. Insieme a lui c'è Rita Tutino, responsabile della casa editrice Kerit LC. Al piano Francesca Maria Raso. Grazie Francesca. E dulcis in fundo la nostra attrice Rosaria Tropepe, che ci delizierà con delle letture tratte dal libro. Io, prima di iniziare, mi sembra doveroso passare la parola alla responsabile della casa editrice. Prego. Buonasera, buonasera a tutti. Io sono Rita Tutino, una delle responsabili della Kerit LC, la casa editrice, insieme a mia sorella, Ketty Tutino. E innanzitutto vorrei ringraziare te che sei appunto che ci ha invitato qui questa sera. È stato un piacere, credimi. Grazie, e anche Amalia, Papa Sidero, tutta l'amministrazione comunale, il sindaco e insomma tutti voi. E noi siamo una casa editrice giovane perché siamo nati da poco e abbiamo la nostra sede a Rosarno in via Provinciale, ma ci trovate anche sui social network, quindi su Facebook e su Instagram e sul nostro sito ufficiale www.keritlc.it. Prego. Il nostro desiderio è quello di poter dare voce a tutti i giovani talentuosi del nostro territorio che magari ancora non hanno avuto modo di emergere e dare spazio a loro per poter in qualche modo contribuire in un territorio che non è facile a dare cultura e arte. Per questo motivo noi abbiamo ben accolto il desiderio di Mariano Mazzullo di pubblicare la sua opera letteraria, Esercizi filosofici. Lo abbiamo fatto con molto piacere, innanzitutto perché troviamo che Mariano sia un autore validissimo, uno di quei talenti appunto nascosti del nostro territorio. E in secondo luogo perché abbiamo trovato l'opera molto interessante.
in quanto tratta temi attualissimi e molto validi, profondi, e poi in secondo luogo perché stimola la mente a quello che l'autore stesso definisce esercizio filosofico, quindi ci porta attraverso la lettura a domandarci e a porci delle domande in chiave filosofica su quelli che sono temi antichi ma anche attuali e che quindi diciamo governano la nostra società. Quindi noi, io invito insieme alla mia sorella alla lettura del libro in quanto sicuramente non annoierà i lettori che ne faranno uso. Grazie a voi. Io ve ne posso dare conferma perché già in anteprima, prima della presentazione, ho avuto modo di leggere ed esplorare i 10 saggi che Mariano scrive in esercizi filosofici. E ora Mariano, passiamo a noi. Io vorrei farti la domanda di rito, diciamo quella per sciogliere un po' il ghiaccio. Come nasce esercizi filosofici e perché questo titolo? Non sono degli esercizi, alla fine non ti ritrovi a fare delle domande, a rispondere a delle domande. E allora, buonasera Simona, grazie di questa opportunità stasera che mi date con l'associazione Arte che parla, con il comune, di parlare ancora una volta del mio libro. Io è proprio questo che mi sono prefissato, l'obiettivo che mi sono prefissato di raggiungere, cioè quello di parlare con la gente, di divulgare quanto più possibile. Cioè non ho scritto un libro ecco per scriverlo, perché a volte si fanno delle cose tanto per fare, c'è da dire. L'ho scritto con la speranza di poter incontrare la gente, ecco, questo, come opportunità, come mezzo, come uno strumento, anche un po', potremmo dire, in maniera appunto strumentale, semplicemente al fine di incontrare qualcuno, come un ponte, potremmo dire. Ecco, e nasce da qui esercizi filosofici, e naturalmente non sono dei virtuosismi quelli che faccio nel libro, cioè non mi esercito a pensare per tenermi in allenamento, ma cerco di fare un'operazione che secondo me racchiude un po' l'obiettivo secondo me non soltanto mio, della gente che in generale si interessa di cultura, fa cultura, ma un pochino di tutta la società, ecco, la base sociale, il tessuto sociale, potremmo dire. Quello di fondamentalmente collegare i problemi, le domande dell'attualità non tanto all'opinione, al dibattito continuo che si articola senza fine, dove tutti hanno ragione, la notte in cui tutte le vacche sono nere, potremmo dire, no? Ognuno dice la sua, nessuno ha ragione, tutti hanno ragione e finisce lì, ognuno se ne torna a casa con la testa più confusa di prima. Ecco, il mio obiettivo è quello di fare un po' di ordine nelle idee che fanno parte della nostra società, sull'amore ad esempio, a partire dalle difficoltà che questi problemi oggi rappresentano, ad esempio sul concetto di giustizia, no? Che cos'è giusto? Perché punire davvero la forma migliore di giustizia? Siamo sicuri che questa è la forma migliore di giustizia? E così via, fino alle domande più basilari, no? Ad esempio la ricerca della verità, che cos'è che davvero può dirsi verità? Che cos'è la verità in quest'epoca? Perché tutto cambia, ma tutto cambia anche in base alle epoche in cui si vive. La storia e il pensiero sono cose che vanno di pari passo. E quindi noi ci troviamo a vivere in un'epoca che è dominata dal relativismo, appunto dal concetto di liquidità, potremmo dire, giusto? Dove tutto sfugge, tutto sembra non avere traccia, non lasciare il segno. Ecco, la settimana scorsa Simone ha avuto il piacere di assistere alla presentazione del romanzo di Christian Bartolomeo, ecco, bellissimo, davvero un libro, una presentazione molto interessante, e l'autore la settimana scorsa rimarcava il compito degli autori, no? Della gente che scrive, che fa cultura, lasciare un messaggio. Ecco, questo è anche il mio compito, ma io vorrei fare qualcosa in più, io voglio proprio lasciare il segno, io voglio lasciare il segno, voglio invitare i miei lettori a risorgere, appunto
a un risorgimento intellettuale della nostra terra, perché io sono calabrese e lo rivendico con orgoglio. Io vengo da Oppido Mamertina, questa è la mia terra. Io credo che le energie migliori vadano spese qui, per questi obiettivi, non soltanto per velleità intellettuali. Ecco, non so se ho risposto alla tua domanda. Certo, io vorrei fare presente che nel corso della puntata avremo altri ospiti con altri interventi. Ci tenevo a dirlo. Adesso darei la parola a Rosaria Tropepe per la prima lettura. High tech o vintage? L'emozione oggi più a portata di mano, più riciclabile, più fruibile e compressa. Basta pensare al fenomeno degli emo, che fanno di un'artificiale malinconia la propria modalità. Oppure alla condivisione sui social network del proprio stato quotidiano, con tanto di particolari sulle ragioni dei sentimenti più personali. L'equazione deterministica però non funziona e al mercato dell'emozione non si trova mai il prodotto di cui si va in cerca. È chiaro che qualcosa non torna, dal momento che la variegata offerta emozionale non riesce a impressionare facilmente l'umanità di oggi. Emozionarsi oggi è cosa più facile e difficile allo stesso tempo. È un'esperienza più volubile e precaria, più incostante e complessa, mentre l'uomo si rattrista per molto meno rispetto a epoche passate. Chi non ha provato sulla propria pelle, nella noia dell'insensatezza e dell'individualismo, a dispetto di tutti i megabyte che divora davanti agli schermi, la minaccia che si avverasse sul serio il detto di Baudelaire, che con uno sbadiglio la noia possa inghiottire il mondo? Si è inceppato qualcosa nel meccanismo del lusso e del benessere per tutti? Non dovremmo essere il migliore dei mondi possibili, o almeno la parte più fortunata? Il più felice, il più entusiasta, ricco di così tanti canali in cui trovare il proprio corrispettivo dell'animo? Non sarà che abbiamo sofisticato troppo? Non sarà forse che la moltiplicazione delle possibilità, l'ipertrofia della libido, l'estrema diversificazione degli oggetti del piacere ha prodotto una certa disemozione collettiva? Di certo, se l'emozione fosse una diretta conseguenza del giusto stimolo, basterebbe conoscere la formula magica per produrla. Un po' di amicizia, un po' di gelosia, un pizzico di superbia ed eccoti per magia la cartesiana passione dell'animo, partorita tirando le corde giuste, come una pozione di Harry Potter. Per fortuna, le cose non stanno esattamente così. Mariano, le cose non stanno esattamente così. Io ho scelto questo saggio perché ne ho scelti un paio da esaminare, diciamo, da discuterne con te, perché ho pensato che sono quei temi che di più hanno subito un'evoluzione passiva e non molto positiva, insomma. Noi qui ci ritroviamo in questa era a parlare di emozioni attraverso le emoticon. Ci ritroviamo dietro un computer a dare delle faccine che magari non corrispondono neanche alla realtà del sentimento che proviamo in quel momento e cerchiamo di mentire a noi stessi e anche agli altri. E come mai il mondo ha deciso di parlare così delle proprie emozioni? Ci siamo ridotti a una semplice immagine. Che non si tratta dell'immagine della maschera greca che mettevano un tempo nelle commedie teatrali, che poi magari si toglievano. Qui è una maschera che rimane per tutta la vita. Eh sì, e allora le emoticon, ecco, è una provocazione la mia, naturalmente, però è anche un'analisi storica e psicologica di quello che davvero accade, perché davvero il fenomeno degli emo non è qualcosa così di passeggero. Gli emo sono ragazzini che si suicidano, cioè non scelgono volutamente di porre fine alla propria vita, ecco, perché sono attraversati da un fantomatico senso di malinconia che non ha però alcuna base, diciamo,
filosofica, poetica, romantica. È una verità che è una verità che le emozioni oggi attraversano il nostro vissuto quotidiano molto più di prima, molto più di quanto si facesse in passato, ma non lasciano il segno. Ecco, viviamo nel mondo dell'immagine. Il mondo dell'immagine è il teatro costante in cui ci troviamo a vivere. Ma è un'immagine non strumentale, è un'immagine con cui noi facciamo tutt'uno, aderiamo completamente senza neanche rendercene conto, cioè non è qualcosa di volutamente indossato a tavolino per fare scena o per ottenere un fine, fingendosi in un determinato modo piuttosto che in un altro. L'immagine ci è addosso, ci aderisce addosso, sin dal primo minuto in cui ci svegliamo la mattina all'ultimo minuto in cui andiamo a dormire. Perché? Perché ora andiamo un pochino, vi invito a seguirmi un attimino più sugli schematismi che ho cercato di tracciare nel libro. Perché un tempo l'emozione non era altro che espressa, non poteva fare altro che esprimersi. L'emozione per natura punta a venire fuori, no? Un'emozione che si cova nell'animo è qualcosa di perverso che ti divora, quindi è un'emozione, potremmo dire, che distrugge se stessa anche in un certo modo. L'emozione invece vuole vivere, vuole sbocciare, vuole uscire fuori, vuole farsi vedere, vuole coinvolgere le altre persone, ha un obiettivo sociale. Infatti le emozioni, secondo la teoria di Darwin, quella a cui io mi rifaccio nel mio libro, nascono per degli scopi, sono nati per degli scopi ben precisi, mostrare i denti piuttosto che altro, piuttosto che il grugno, piuttosto che aggrottare le sopracciglia. C'è una finalità che ha a che vedere con la vita nelle emozioni. Noi esprimiamo le emozioni per vivere, quindi non le esprimiamo soltanto perché siamo attraversati da un sentimento, ecco, ma perché c'è una finalità. Ora, questo meccanismo espressivo ha lasciato il passo, è tramontato rispetto al sorgere di un altro mondo, che è il mondo della rappresentazione emotiva. Ormai le emozioni non si esprimono più, ma si rappresentano. Che vuol dire? Vuol dire che si disegnano. Ecco, il disegno è la rappresentazione. La rappresentazione è ben altra cosa dall'esprimere. L'espressione non è programmata, non è programmabile, incontrollabile, incontrovertibile anche. Quando si piange, non c'è niente da fare, non ci sono dubbi che si sta piangendo per qualcosa. Tutt'altra cosa è programmare invece di rappresentare un'espressione emotiva. Ecco, il nostro mondo è il mondo della rappresentazione, il mondo delle emoticon. Ecco perché ho voluto dedicare in questo libro un capitolo appunto al raffronto tra le emozioni e le emoticon. Ma voglio spendere un altro minutino, Simona. Allora, nella lettura che abbiamo fatto poc'anzi, si parlava del mercato dell'emozione, no? E allora, noi viviamo in un mondo in cui l'offerta emotiva, potremmo dire, le occasioni per emozionarsi sono tantissime, ok? I canali anche in senso televisivo, potremmo dire. Esiste un'ampia gamma in cui è impossibile non trovare il proprio corrispettivo, ok? Quello che più ci piace. Abbiamo a disposizione qualunque cosa, a partire dall'e-commerce, a finire con il cibo online, tutto, la più ampia gamma possibile. Eppure nel nostro mondo esistono casi di depressione impressionanti, cioè persone che soffrono nonostante abbiano questo benessere. Allora, abbiamo sofisticato, sono delle malattie del benessere, tra virgolette, ammalarsi di benessere. Un tempo lessi un libro, si chiamava proprio così, un libro di antropologia, Ammalarsi di benessere, parlava di tutte le malattie che gli africani sono costretti a patire a causa del bene, per sostenere il sistema di benessere occidentale che lì ha messo le proprie radici di sfruttamento. E non è che sta accadendo la stessa cosa più o meno con le emozioni. Ci siamo ammalati di benessere, quindi non riusciamo più ad emozionarci bene, nonostante abbiamo tutte le occasioni possibili per farlo. Però mi è venuta in mente una cosa. Noi vogliamo trasmettere emozioni, anche se non abbiamo, noi non ne abbiamo. Quindi è un po' come un gatto che si morde la coda. Certo, no,
le emozioni esistono per questo, cioè a volte si possono anche fingere, attenzione, le emozioni si possono benissimo dissimulare, come si può dissimulare un comportamento non vero a fini utilitaristici, a scopi di sopravvivenza, no? Posso benissimo fingere di essere interessato a qualcosa per fare colpo su qualcun altro, ad esempio, no? Per conquistare qualcuno che mi tornerà utile a qualcos'altro, ok? Questo è il mondo della sofisticazione in cui ci siamo. Diciamo, è la deriva evoluzionistica, infatti Darwin è poi stato reinterpretato anche in questo senso, cioè non aveva messo in conto che si potesse anche fingere determinate cose, determinati comportamenti naturali, e poi furono gli altri, poi i suoi successori, che proseguirono la teoria evoluzionista. Però effettivamente è il mondo in cui ci troviamo, lo spaccato è questo, quello tra rappresentazione ed espressione. Grazie. Allora, come vi avevo promesso prima, vi introduco i nostri altri due ospiti, il sindaco, il dottor Michele Tripodi e Amalia Papasirero. Per un saluto. Sì, ok, no, prego. Sì, sì, ci sarà dopo. Ok, intanto allora introduco la mia socia. Amalia Papasidero, responsabile dell'Agenzia di Servizi e Promozione Letteraria, Scritture e Dintorni. Vedi se funziona quello? No? Sì, assolutamente. Io mi scuso per il ritardo, ma ero a Reggio, però sono arrivata il più velocemente possibile. Allora, io sono felicissima di vedervi così numerosi, perché con Simona ci diciamo sempre fare presentazioni è molto molto difficile e riuscire ancora ad interessare ai libri, però abbiamo scelto, e questo è il secondo diciamo della serie, abbiamo scelto dei titoli che secondo noi erano validi, dei testi bellissimi, o in particolar modo quello di Mariano mi ha dato tantissimi spunti di riflessione, infatti rifletteremo su due saggi in particolare. Ti ripasso momentaneamente il microfono, così. Semplicemente introdurremo adesso un altro brano del nostro maestro Francesca Maria Raso. Grazie.
sono arrivata al momento giusto perché mi sono potuta emozionare. Complimenti Francesca, bravissimo, un tocco veramente... Complimenti. Allora, Mariano, veniamo a noi. Allora, prima di farti la domanda, perché io mi sono soffermata soprattutto su due dei tuoi saggi, e volevo farti i complimenti per il libro, perché questo libro che apparentemente sembra parli solo di filosofia, in realtà parla di tante cose. Parla di letteratura, parla di storia, parla di teologia. È un libro veramente completo, interessante, è quel libro che effettivamente serve sia a una persona che è già uscita dalla scuola per riflettere e riprendere alcuni concetti, servirebbe molto anche ai ragazzi. Perché, rispetto ai libri di testo, perché fa un discorso abbastanza unitario che ti fa arrivare al centro della questione, e su questo io l'ho trovato molto interessante, quindi complimenti. Come ti dicevo, io mi sono soffermata su due saggi, quello che riguarda la pena di morte, diciamo così, e poi l'altro che riguarda l'amore. Però iniziamo dal tema della morte, della pena di morte. Tu riprendi quanto detto da Cesare Beccaria nei Delitti delle pene e quindi in un certo senso introduci la tematica della funzione della pena. La pena utile o buona per il condannato? E attraverso tutto il tuo ragionamento effettivamente tu ci conduci in un percorso abbastanza complesso in cui poi infine ci viene da chiedersi questa pena per chi è utile? È utile per il condannato, è utile per lo Stato, è utile per la comunità? A questo punto mi viene da chiederti come mai la scelta di trattare una tematica così delicata è attuale, perché oggi si parla di ergastolo ostativo comunque, è una tematica insomma che continua a tornare. Quanto secondo te è importante la pena? Cioè ha una funzione veramente rieducativa oppure come in un certo senso Cesare Beccaria evidenziava era un modo per far soffrire di più il condannato e quindi fargli scontare maggiormente quanto aveva compiuto? E allora sì, questo tema che questo saggio l'ho scritto qualche anno fa, però torna alla ribalta, ecco, in questo momento. E qual è il cuore di questo saggio, anche l'occasione per cui l'ho scritto? All'epoca ero all'università a Pisa e si parlava della giustizia di transizione, cioè quella giustizia che deve guidare le società, quella fase delicata del diritto che deve guidare le società appena uscite da una fase di conflitto, quindi conflitto etnico, religioso, ma anche una guerra appena terminata che lascia appunto vincitori e vinti su fronti opposti, no? E allora le epurazioni, i processi, tutte quelle cose che conosciamo. Come guidare la società alla ricomposizione? Come creare i presupposti per la ricomposizione sociale? Ecco che questa branca del diritto internazionale, diciamo che confina con la filosofia, propone varie idee. Allora io in quel periodo mi trovavo ad affrontare questi temi e ho pensato, anche perché ero in Germania in quel periodo, che la cosa da analizzare per me più vicina fosse Beccaria, il tecnocrate della giustizia, Beccaria il difensore, il paladino dei diritti umani, no? Che però nei libri di scuola, quando si incontra la pagina Beccaria, appunto fa un figurone lui a livello di umanitarismo, di campagna appunto contro la pena di morte. Beccaria dice una celebre frase: finché esisteranno queste condizioni carcerarie l'illuminismo non sarà completo. Quindi una persona veramente strepitosa che ha fatto una rivoluzione, è stato un rivoluzionario in questo. Però Beccaria dice anche altre cose. Beccaria dice che bisogna abolire la pena di morte, ma sì, perché la pena di morte va contro la tolleranza, Voltaire, tutte queste cose che sappiamo, ma anche perché la pena di morte non fa soffrire. La pena di morte non fa soffrire proprio nessuno. È un momento in cui si taglia la testa a una persona e non soffre minimamente questa persona. Quindi come potrebbe essere giusto una giusta punizione, quella punizione che non fa soffrire? Per definizione la punizione deve fare soffrire, no? Altrimenti che punizione è? Provate a un bambino che ha appena commesso una marachella a dire: bravo, complimenti, non ti preoccupare, non lo fare più, quello lo rifarà di nuovo, perché si deve ricordare appunto della punizione, della sofferenza per non rifare un errore.
E quindi questa è una contraddizione in realtà non solo di Beccaria, non relativa ad un individuo, ad un pensatore, una contraddizione dell'illuminismo che è stata giustamente poi messa in luce dagli teorici successivi, ad esempio Horkheimer, Adorno, la dialettica dell'illuminismo, la scuola di Francoforte, persone che effettivamente hanno evidenziato queste contraddizioni. Cioè, mentre si lotta per liberare il mondo dalle tenebre del Medioevo, dalle tenebre dell'autoritarismo, dell'assolutismo, si impone un'altra macchina, la macchina della razionalità, che entra anche nelle carceri, anche nella giustizia. Ecco, oggi questa macchina, secondo me, è in crisi più di ieri, perché se all'epoca di Beccaria, appunto, l'ergastolo sembrava la rivoluzione del secolo, oggi torna in discussione, ancora una volta, però sotto un profilo differente. Soffrire non è più, diciamo, la frontiera della giustizia, è diventata qualcosa di trascurabile, anche giustamente, secondo me, anche giustamente. Chi dice, in base a quale principio? Ricoeur sosteneva che appunto la punizione, fare soffrire degli esseri razionali, fosse lo scandalo della ragione umana, cioè fosse scandaloso il male, cioè come giustificare il male che noi infliggiamo ad altre persone sulla base dei loro errori. Ok, è una diatriba questa, non è questione di tecnica, di tecnologia punitiva, è una diatriba insita all'interno della stessa società umana, così come è una diatriba cedere o meno la libertà di fare determinate cose. Secondo alcuni teorici, alcuni teorici del diritto, alcuni teorici appunto del liberalismo, è lì la nascita della società, ma secondo altri no. Quindi il mio libro cerca di scardinare queste cose, anche alla luce il grande internamento. Consentitemi un minuto anche per contestualizzare quello che dico. L'epoca in cui Beccaria si trova a vivere e ragionare, l'epoca del grande internamento, così come è stato chiamato da Michel Foucault e da altri storici del sistema carcerario, ospedaliero, clinico, che in questo periodo si impone nella società, è il periodo in cui i poveri diventano tantissimi, improvvisamente. Il mondo diventa popolato di poveri. Gente che allo stesso tempo però delinque, gente che è ai margini, viene lasciata ai margini dalla rivoluzione industriale. Ecco che l'unico modo, il modo migliore per risolvere questo problema è internarli. Okay? Ecco perché anche il carcere all'epoca appariva come una soluzione. La soluzione di un problema sociale, non soltanto delinquenziale, un problema della marginalità. Okay? Con la scusa, diciamo, di assistere negli asili, di accoglienza, in realtà si cercava di mettere una pezza sulla disoccupazione, sulla criminalità, eccetera, eccetera. E la storia ritorna, appunto, perché il carcere spesse volte non punisce, non rieduca, ma parcheggia semplicemente le persone, e neanche tanto, oltretutto, perché ci fossero, dico io, delle carceri che veramente rieducano le persone, perché un conto è difendere il diritto di punire, un conto è difendere il diritto di mettere da parte qualcuno, che è diverso. Ecco che lontano dagli occhi, lontano dal cuore, allo spazio, dal tempo, sono problemi che io soltanto in punta di piedi ho toccato. Grazie. E ora saluti istituzionali. Se il sindaco si vuole accomodare anche da questo lato, a noi ci fa piacere. No, le do il mio. Ma io intanto voglio ringraziare gli organizzatori, anzi le organizzatrici, perché francamente è un lavoro che si fa con molta serietà. La vostra associazione sta facendo tante di queste serate, e questo è un qualcosa di importante, perché quando si fanno serate dove si discute di libri è sempre positivo, perché oggi il libro è un tabù, purtroppo, un tabù per molti, e questa società, indipendentemente poi dalle analisi filosofiche su cui poi dirò qualche cosa, questa società sta avvolgendo verso una ignoranza
quasi di sistema, perché nel nostro paese c'è un analfabetismo funzionale che comincia a crescere e a dare dei numeri pure preoccupanti. E stiamo parlando di società che comunque sono industrializzate, anzi siamo forse nella fase del post-industrialismo. Questo ci preoccupa, perché evidentemente la fase che ha raggiunto il suo apice dal punto di vista della cultura, della conoscenza, dei saperi, forse ha preso una parabola che non è un buon segno per tutti noi, perché io lo dico sempre: la conoscenza, il sapere, la cultura, la formazione, l'istruzione sono le basi, sono i semi della nostra società. Se c'è una base scadente anche per le generazioni che si affacciano al futuro e che quindi aspirano a diventare classe dirigente del nostro paese, tutto è più difficile, tutto è più complicato. Quindi va dato atto che l'associazione formata da Simona e da Amalia è un'associazione che in questo momento è utile. È utile perché fa concentrare l'attenzione dei cittadini, della nostra comunità, su dei temi che vanno approfonditi ed è necessario pure che quantomeno vadano discussi, perché lo scambio delle conoscenze, lo scambio anche di questi momenti che viviamo e che socializziamo insieme, sono importanti oggi in questo buio forse culturale che noi stiamo attraversando. Allora, detto questo, vorrei anche dare un giudizio sul libro per quello che l'ho potuto vedere. Intanto faccio i complimenti all'autore, perché ho capito che si tratta di un lavoro impegnativo, non è facile discutere, anche se lui è laureato in filosofia, mi pare di capire, ma non è un linguaggio comune la filosofia, ma la filosofia è un qualcosa che sostanzialmente noi, pur non conoscendo magari le tappe della storia della filosofia, noi, essendo persone che vivono la società, fanno i conti ogni giorno. Io faccio i conti, io nel momento in cui mi chiedo perché, approfondisco un pensiero e quindi faccio filosofia anche su una questione che non è filosofica, ma è reale. Allora, la filosofia ci aiuta a pensare, ci aiuta a scavare nella profondità anche di quello che ci appare, cioè noi non possiamo accontentarci di vedere il mondo per come ci viene messo davanti. Noi dobbiamo cercare di interpretare quel messaggio che vediamo e che ci sembra assolutamente normale, ma che evidentemente, se non compreso fino in fondo, interpretato e studiato, anche se noi magari non abbiamo nella normalità e nella frenesia della vita quotidiana nemmeno il tempo di soffermarci sulle cose, ma avremmo bisogno di indagarlo e scandagliarlo per cercare di capire il significato. Allora, la prima cosa che mi viene da pensare sono i media, i messaggi che ci danno i media, che sono devastanti, perché sono messaggi meccanici che noi assimiliamo nella nostra mente quasi in modo automatico. Siamo a casa, siamo seduti al tavolo, mangiamo, facciamo altre cose, ma alla fine sentiamo la televisione e ci arrivano degli input. E quegli input, siccome l'ha detto la televisione, o l'ha detto la radio, l'ha detto un canale mediatico di fama, allora ci sembra che sia una verità, quando invece nella maggiore probabilità, quindi nelle ipotesi più probabili, essa non è la verità, è una rappresentazione della verità che ci viene messa davanti e che ci viene incanalata in un certo modo e mostrata in una direzione, perché evidentemente quel canale ha deciso che debba essere mostrata in quel modo. Allora, ecco, ragionare su queste cose, che può sembrare un po' una alchimia mentale o un gioco che magari non serve, è inutile,
far fare alla nostra mente, al nostro pensiero, è invece una delle chiavi interpretative di cosa può essere la filosofia, l'essere, perché poi alla fine quello che siamo noi lo stabiliamo noi, non lo possono stabilire altri per noi. Allora io dico che questi lavori servono per questo, servono perché ogni ragionamento, anche il più assurdo e il più difficile, perché non sempre la filosofia viene capita, va interpretata, va studiata, ma ogni cosa che viene, diciamo, anche scritta in un volume, in un saggio come questo, è utile a farci ragionare. Allora noi, siccome abbiamo perso la manualità del ragionamento, è importante che questo libro sia letto o comunque sia portato alla conoscenza del pubblico, perché quello che è scritto, indipendentemente se lo si condivide o meno, è utile a farci pensare. Allora io mi fermo qui e mi complimento con l'autore, mi complimento ancora con gli organizzatori della serata e spero che ce ne saranno anche di altre manifestazioni analoghe, perché, ripeto, è importante esserci. Ecco, l'essere in questo caso fa bene alla salute mentale, alla salute di questo popolo che sembra oggi un po' nell'era della postmodernità, leggevo nella breve prefazione, è importante che abbia punti di riferimento. E al momento, più si va avanti lungo questo crinale, più se ne perdono, perché evidentemente il nichilismo è alle porte. Io voglio parlare, ecco, con termini che magari sono più propri di una filosofia alla quale tu ti sei richiamato nella prefazione, quindi quando si parla di Heidegger o Nietzsche siamo, ecco, sul campo dell'esistenzialismo puro, quindi voglio dire sull'irrazionalismo, e quindi andiamo verso una prospettiva più metafisica che reale. Però questa società virtuale, che purtroppo non ha punti di riferimento, tende a quello, e lo tende in politica, lo tende nell'economia, lo tende nei rapporti, nella costruzione dei rapporti sociali, in psicologia, lo tende, diciamo, in tutte le discipline che magari appartengono ai diversi campi del nostro vivere comune. Quindi complimenti ancora per il lavoro che è stato fatto, e speriamo ci potranno essere anche occasioni di confronto per l'amministrazione comunale, che per quello che può sostiene queste iniziative. Allora, adesso Rosaria ci leggerà un brano tratto sempre dal libro di Mariano. L'artista. L'artista non è uno spirituale dedito al discorso interiore, né un ingenuo osservatore della natura, perennemente estroflesso a rincorrere farfalle. L'artista è il maestro del ritorno, un esploratore delle remote lande dello spirito che, dopo aver spezzato il legame primordiale con la natura, ritorna dentro i suoi confini per restituire agli uomini una visione animatrice e redentrice. Come l'adolescente in via di sviluppo, anche l'artista deve allontanarsi dalla riproduzione passiva del mondo per cogliere la sostanza spirituale di cui è fatta la bellezza, e allo stesso tempo egli deve rientrare nel mondo per narrare la bellezza, legando la propria visione spirituale ai temi naturali del vivere umano. Solo così può nascere un'opera d'arte. Solo così l'ispirazione e la visione ideale possono trasformarsi in una creazione artistica, elaborando nella dialettica del ritorno l'essere della natura e la visione spirituale. L'artista compie questa marcia di ritorno in modo del tutto indipendente, come un automatismo, come un feedback biochimico, almeno così dovrebbe essere. Come può, infatti, il corridore giunto alla meta dimenticare la strada che ha percorso? Come può l'alpinista sulla vetta ignorare la salita che ha superato? Come può l'albero fare a meno delle proprie radici? La superficie trascurare l'abisso e la piramide ergersi senza la base che la sorregge?
Come può un figlio ignorare la madre? Ebbene, nella rottura di questo legame, nello squilibrio tra natura e spirito, nell'incapacità di un ritorno dell'artista ai temi naturali del suo operare, si annida oggi una profonda crisi dell'arte. Le cui ragioni sono molteplici. La crisi dell'arte è sotto gli occhi di tutti, solo che assuefatta ad una certa visione spettacolare della competitività e della commercializzazione dei prodotti artistici, ci siamo quasi dimenticati come sia fatta un'opera d'arte vera e propria. La riproducibilità tecnica dell'arte e la sua estrema fruibilità hanno retroagito sull'arte in senso assoluto, rendendoci capaci di distinguere l'arte di ieri da quella di oggi. Abituati a concepire l'arte come qualcosa di estremamente fruibile, a portata di mano e sempre presente, siamo indotti a credere che essa, nella sua storia millenaria, sia sempre stata così, come viene esperita nel nostro tempo. Guardiamo al Partenone, alle statue di Fide, agli affreschi della Sistina come oggetti di design, ignorando la loro unicità, che deriva esclusivamente dal genio dell'artista. Grazie Rosaria. Un applauso a Rosaria. Mariano, qui un altro tema che mi interessa moltissimo. Io infatti quando ti ho conosciuto tu stavi argomentando questo saggio, La morte dell'arte. E mi ha lasciato molto, diciamo, stupita la veridicità delle tue parole. Insomma, mi ritrovavo molto in quello della figura dell'artista di oggi, che non è l'artista di ieri. L'artista di oggi ormai sembra scrivere, fare arte solo per se stesso. Anche qui c'è un'evoluzione in negativo. Anche qui ci ritroviamo a lanciare un messaggio che non è un messaggio sbagliato dell'arte. Perché l'arte è in crisi? Allora, l'arte è in crisi intanto non per la storia dell'arte, ci tengo subito a fare questa precisazione, perché la modernità non è per forza corruttrice, non è qualcosa che porta il male, cioè non siamo su questo tipo di moralismo, diciamo, antimoderno e neoborbonico, feudale nei confronti dell'arte. L'arte moderna ha prodotto meraviglie, bisogna dirlo. Però il punto è che l'artista moderno ha perso, ha smarrito la via dell'arte. Cioè abbiamo degli artisti bravissimi, ma senza arte. Questo è il problema della modernità. Perché della modernità? Della contemporaneità, proprio attualissima, dei nostri tempi. Perché questo? Ecco, perché quel legame di cui si parlava prima si è rotto. Di che cosa si tratta? Qual è questo legame? Il legame dell'artista con la natura. La natura intesa come serbatoio di idee, serbatoio di scienza, di conoscenza, di occasioni, di contenuti, di vita. La natura come vita, non soltanto vita vegetale e animale. La natura come vita della società. La natura è tutto ciò che ha una vita. Ecco, l'artista oggi rinuncia a entrare in quest'ambito e si rinchiude in se stesso, convinto che per fare arte non sia necessario avere dei contenuti, avere dei messaggi da raccontare, dei messaggi, delle provocazioni, delle rivoluzioni con cui cambiare il mondo, perché l'arte vera, secondo me, è quella che vuole cambiare il mondo. L'arte che vuole conservarlo non è arte, ecco, io credo questo. L'arte che vuole riprodurre il mondo in maniera stantia, in maniera appunto statica, non mette niente di nuovo, ecco, per quello c'è la fotografia, diciamo, che a sua volta è un'arte, ma no, tecnicamente quello che intendo io per arte. Pertanto l'artista oggi è troppo interessato a se stesso per accorgersi di quello che davvero si sta perdendo. Ora, non per prendere posizione contro una determinata categoria di persone, però è anche vero, ed è sotto gli occhi di tutti, soprattutto di chi magari frequenta più spesso, abituato più spesso a presenziare a convegni, incontri, presentazioni di libri, è sotto gli occhi di tutti, diciamo, una certa vanità fine a se stessa, un certo discorso che si è arzigogolato, che si ripete di continuo, con poesie che non hanno nulla a che vedere con la vita, con il mondo, con l'attualità, con la società
Ecco, noi abbiamo bisogno di ricostruire la società, soprattutto noi calabresi, noi della piana di Gioia Tauro, noi che viviamo questa terra distrutta dai terremoti, ma anche distrutta appunto dalla perdita di un sostrato culturale e morale che sta svanendo lentamente. Con la morte di alcuni grandi intellettuali muoiono anche, diciamo, le possibilità delle nostre nuove generazioni di ricostruire questo sostrato, questo tessuto. Ecco che questi incontri intellettuali, quest'arte finalizzata a se stessa, fine a se stessa, non fa altro che nuocere al risorgimento intellettuale che noi dobbiamo invece guidare. Ecco l'intento didattico del mio libro di cui parlava Amalia. Questo libro vuole semplicemente mettere un mattone in più, non fare una piramide, una parete, un edificio monumentale, perché non credo di avere queste vanità, questa presunzione, ma mettere un mattone, semplicemente un mattone laddove bisogna riedificare l'edificio che sta lentamente svanendo, perché l'edificio ce l'hanno lasciato i nostri avi. L'edificio c'è, è imponente, è maestoso, è grandioso. Repa ci diceva che in Calabria, laddove oggi ci sono terreni di pascolo, giacciono civiltà sommerse, tempi maestosi, grandezze ormai perdute. Quindi noi abbiamo questa grandezza, dobbiamo difenderla e lasciare stare, ecco, quell'arte lì che non ha niente a che vedere con noi e non fa altro che farci perdere tempo. Questo è il significato del mio capitolo, detto proprio in sintesi: ritornare alla natura vera e propria dell'arte, non a quella artificiale e denaturalizzata che ormai viviamo nel personalismo, nell'egoismo. Partire dal basso, certo, partire dal basso, guarda, molto più di senso per me, molto più artistica, molto più genuina e molto più opera d'arte, molto più capolavoro, la poesia di un bambino che con i suoi termini inappropriati, i suoi tentativi, le sue incapacità, mi racconta qualcosa, cerca di raccontarmi qualcosa che non invece è più genuina, che non la poesia di un adulto che molte volte è più interessato a colpirmi, a impressionarmi, a lasciarmi inebetito davanti alla... Certo, è soltanto stilistica la scelta, rarissimamente allo stile si unisce un contenuto. Questa è la mia opinione, per quanto sia sgradita sicuramente a molti. Io l'ho trovata molto interessante, tu ci hai visto quella sera, ed è stata proprio la gocciolina che ha fatto traboccare il vaso, dice ok, lui farà parte della nostra rassegna ad ottobre, perché comunque ci piaceva molto il tuo pensiero e continua a piacerci anche il fatto di averlo approfondito leggendo meglio il tuo libro. Io adesso passerei la parola, se così si può dire, anche se no, al maestro Francesca Maria Raso. Grazie.
comunque hai fatto una scaletta terribile, perché mi metti sempre dopo Francesca, cioè mi viene la pelle d'oca quando l'ascolto. Si sposa bene l'argomento, io faccio sempre i complimenti, lo facciamo un altro applauso, Francesca è bravissima. È proprio la delicatezza con cui, cioè, queste note parlano, anche se è soltanto musica, cioè, complimenti. Allora sì, si sposa bene con l'argomento che io ho scelto come ultima domanda, perché ci stiamo avviando alla fine di questo incontro, molto 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 interessante. Ora parliamo d'amore, perché tu hai dedicato un saggio, secondo me, a quello che è l'argomento proprio principe della vita degli esseri umani, l'amore sia a livello di coppia, parlavo l'amore in senso lato. E tu nel tuo saggio ci parli di tre tipi di amore, facendo anche una distinzione che a me mi interessa che tu faccia tra amore e innamoramento, perché molte volte quando siamo presi da qualcuno scambiamo l'amore, l'innamoramento per amore, e invece ancora non siamo arrivati all'amore. Quindi è una cosa molto interessante su cui riflettere. E tu parli di tre tipi d'amore, dell'amore soggettivo, che magari ci spiegherai meglio tu, cioè di quando noi siamo già pronti ad accogliere l'altro, gli altri, l'amore oggettivo, in cui noi carichiamo su qualcosa di esterno, comunque abbiamo un input che viene da fuori di noi, e l'amore che si concentra sulla relazione poi. E nello stesso tempo, parlando dell'amore soggettivo, tu fai delle metafore pure molto interessanti, ecco perché dico, il tuo libro racconta non soltanto di filosofia, ma quando parli di Gesù e della metafora appunto che riguarda il Vangelo, ci butti nella teologia, nella religione e comunque sul senso anche di determinate cose che fanno parte della nostra vita. Ecco, mi piacerebbe che tu ci parlassi un po' dell'amore e di come sei arrivato alla conclusione che l'amore soggettivo sia il miglior tipo di amore. E allora, è bello chiudere così, ecco, addolcire questa serata con questo tema, ecco. Lasciandoci alle spalle quelli che sono, diciamo, la parte critica, la parte decostruttiva. Questa è una parte costruttiva del mio libro, perché non a caso è oltretutto il primo capitolo dell'opera, che invece si chiude con un'analisi della verità, la verità al tempo di oggi, il tempo dei social network, al tempo di internet. Tutto parte dalla mia suddivisione, dallo schema che ho cercato di fare, un piccolo schemino storico, ecco, storico-filosofico. E allora, la versione più accreditata, quella più in voga, quella più famosa di amore è quella platonica, no? È entrato anche nel linguaggio comune, amore platonico. E in che cosa si distingue da... E questa è la prima forma d'amore, la più famosa, è quella di cui cadiamo in preda più facilmente, noi tutti. È quella che ha a che vedere con l'esterno, con l'oggetto, con qualcosa che ci capita davanti e che ci attira. Ecco, è come trovarsi davanti ad una buona pizza e cominciare ad avere appetito. Ecco, ci manca qualcosa, la vediamo fuori di noi, ecco che quello diventa l'oggetto del nostro amore. Un amore che però confina molto facilmente col bisogno, E invece l'amore vero è desiderio più che bisogno, no? Qualcosa di staccato dalle necessità, perché se io ti amo solo perché mi viene fame, non siamo nell'ambito, diciamo, del vero e proprio amore. Invece gli amanti della pizza la mangerebbero anche a colazione, permettetemi. Ecco, questa è la prima forma di amore, che si cerca di completare, ecco, un amore che ama qualcosa per un senso di incompletezza, un'incapacità. Poi il contrario di quest'amore è invece... quello invece più famoso adesso, più diffuso oggi, è quello che tende a definirsi in base allo stato di fatto. Due persone si amano perché stanno insieme, perché formano una coppia, perché sono in relazione. Ecco, stiamo insieme, o quindi ergo ci amiamo. Okay? Non ci amiamo perché stiamo insieme, ma stiamo insieme e quindi siamo anche una forma di amore, un'espressione dell'amore, anche se questo amore, se bello, se n'è andato da tempo, e magari forse non è neanche mai esistito, eppure le persone stanno insieme, quindi si amano. L'ultima, invece, quella che io reputo, non la migliore, Amalia, scusami se mi permetto di farti un appunto, l'unica forma di amore vero, è quella che non ha niente a che vedere con l'esterno,
quindi con gli appetiti, i bisogni, le necessità del nostro... Ah, vorrei farti un appunto, Amalia. Quando tu hai utilizzato l'espressione per noi esseri umani, ma che bella questa espressione, per noi esseri umani. Non siamo da soli, noi non siamo gli unici, non siamo gli unici esseri che provano amore, gli unici esseri che provano sentimenti ed emozioni. Non siamo soli. Questo a me consola molto, cioè molto consolante per me che ci siano altre forme di amore, di emozioni. Pensate agli animali, ad esempio. Che meraviglia che ci siano altri esseri viventi che provano questi sentimenti. Ma torniamo a noi, scusatemi la parentesi. L'unica forma di amore è quella che ha a che vedere con la nostra intimità, con la nostra soggettività, e riguarda sostanzialmente la nostra capacità di amare, perché un amore non nasce senza la capacità di amare. L'amore nasce all'interno del soggetto, cioè si ha qualcuno che ama. Affinché ci sia amore c'è bisogno che ci sia qualcuno che ama, qualcuno capace di amare. Ora, sembrerà una banalità, ma non è assolutamente scontato che le persone siano capaci di amare. Assolutamente, non è per niente vero. Non tutti sono capaci di amare, eh? Anche chi è capace di amare, nella maggior parte delle volte, nella propria vita, è in un momento in cui non è disposto ad amare. Soprattutto nel nostro tempo di frenesia e di velocità. Non c'è il tempo di amare. Io sono capace di amare, ma non è il momento giusto per me. Sto facendo degli esami, devo studiare, devo inseguire la mia professione, la mia carriera, oppure sono talmente tanto distratto da alcune cose che la tua meraviglia, la tua meravigliosa anima non mi colpisce assolutamente, non lascia il segno. Ecco, c'è questa difficoltà, questa incapacità. Perché dunque l'amore ha bisogno di qualcuno che ami? Questo qualcuno dove l'ha appreso l'amore? Da chi gliel'ha insegnato? È qualcosa che si ha o non si ha l'amore? Nessuno è capace di instillare questo sentimento, non può venire dall'esterno. Ecco perché io dubito che l'amore sia qualcosa che viene da fuori, che viene da un oggetto o da uno stato di fatto. Perché se la persona è incapace di provare questo sentimento, ecco che nulla potrà smuoverla dalla propria rigidità. Ora, nel mio libro ho utilizzato una metafora, diciamo, molto semplice per rendere l'idea, e poi vengo subito all'ultima parte, quella teologica, che rende l'idea benissimo, diciamo, perché il Vangelo è un pozzo di scienza, è il libro, non a caso, il libro dei libri, secondo me, perché là dentro si trova la scienza vera e propria. La scienza racchiude praticamente, abbraccia ogni ambito dell'esistenza. E, ecco, immaginate di essere i proprietari di una casa, di una stanza, di una sala da pranzo, e di invitare a cena qualcuno che vi piace, ok? Degli ospiti a voi graditi. Però questa sala da pranzo è in totale disordine, non avete curato la cena, non avete curato la forma, non avete curato la pulizia, non avete curato nulla di nulla, non vi siete minimamente preoccupati di offrire qualcosa di buono, di bello ai vostri ospiti. Ecco che questi ospiti si accomodano con grande difficoltà all'interno di questa stanza, non si accomodano proprio, o se ci stanno non ci ritornano. Ecco, voi dovete immaginare l'animo dell'uomo come questa stanza più è satura, più è piena di grovigli, di difficoltà, di incapacità, è meno capace di accogliere l'amore, mentre invece ci si accomoda più volentieri in una sala ben disposta, in un cuore aperto, in un cuore buono, in un cuore capace di amare. Ecco che l'innamoramento si distingue dall'amore. Perché? Perché l'amore è qualcosa che si è consolidato, qualcosa che ormai si è cristallizzato, ok? C'è una metafora molto bella, il lago di sale di Salisburgo. Chi magari ha letto Stendhal, appassionato dei romanzi di Stendhal, la conoscerà. Stendhal ha anche scritto un famoso saggio sull'amore, in cui paragona appunto l'amore al fenomeno della cristallizzazione, ok? Immergendo un ramo all'interno di questo sale, di questo lago di sale, lo si tira su, che è cristallizzato, ok? È cambiato, è trasformato, è andato incontro ad una metamorfosi. È quello che avviene in un cuore buono, questo. L'innamoramento può avvenire soltanto se il cuore dell'amante ha già l'amore. Ecco la mia tesi. L'amore c'è già, oppure non c'è, non può venire da fuori.
E veniamo alla metafora invece della zanzara e della fede. Ecco, le zanzare sono degli esseri strani, nessuno le conosce, nessuno le ama, nessuno le comprende. Ecco, ne faremmo tranquillamente a meno. Si usa dire comunemente, ti hanno punto, hai il sangue dolce evidentemente. Beh, potrebbe essere se la zanzara vi avesse già conosciuto in un'altra vita, ma siccome non ci conosce, ci punge per altri fattori. Questi fattori hanno a che vedere con la nostra soggettività, soggettività biochimica naturalmente, non tanto culturale, non penso che le zanzare abbiano gusti, diciamo, letterari e differenti l'una dall'altra. E quindi vanno a senso, potremmo dire, no? Là dove il cuore batte di più, la sudorazione, gli ormoni, seguono questo tipo di segnali, che in fondo sono quelli degli animali, li seguiamo anche noi in determinate circostanze, e pungono là dove c'è qualcuno da pungere, qualcuno che attira. Ho dormito in appartamenti con dei miei vecchi compagni di stanza, in cui all'interno della stessa stanza alcuni venivano flagellati, martirizzati di punture, altri erano indenni, incolumi, risparmiati magicamente, queste zanzare pungevano soltanto alcuni e non altri. Perché avviene questo? Ecco, avviene perché la soggettività dell'individuo, di colui che attira queste punture, è la causa della puntura, ok? È lui ad attirare, non è la zanzara a farsi attirare, è lui che la attira. Ecco, la stessa cosa avviene in amore, secondo me. Laddove c'è qualcuno che ha già dentro di sé sviluppato queste qualità, ha già l'amore, ecco allora che viene trafitto dalle frecce di Cupido, potremmo dire. Ma andiamo al Vangelo, l'ultimo piccolo pezzettino di metafora. Nel Vangelo, in tutti i Vangeli, viene narrato questo episodio, l'episodio di una donna sofferente da anni, il problema delle emorragie, ok, aveva questo problema, viene guarita dal miracoloso tocco della veste del Cristo. Quindi non tanto da un intervento volontario, questa è la cosa interessante dell'episodio evangelico. Il Cristo, con al seguito i suoi discepoli, passando per le vie di una città, viene tirato per la veste, viene sfiorato dalla veste. Allora lui neanche se ne accorge di questo tocco, si volta indietro e dice: chi mi ha toccato? Okay. Non ha assolutamente voluto eseguire alcunché, non ha voluto assolutamente compiere un miracolo, minimamente. Eppure la donna, ancor prima che il Cristo se ne accorgesse, era già guarita. E questo è un continuo episodio che avviene in mille forme nel Vangelo, chiuso dalla frase appunto lapidaria: la tua fede ti ha salvato. Gli episodi evangelici vengono suggellati appunto da questa frase: la tua fede ti ha salvato. Ecco, non è il Cristo, ovviamente lo è, perché è il ponte, è l'unico collegamento affinché avvenga, è l'esempio, no? È qui, si trova lì appositamente per questo. Ma è la fede della donna ad averla salvata, quindi qualcosa che lei ha già dentro, non gli è stata data, ce l'aveva. Ecco perché la fede sposta le montagne, così si suol dire, perché è un potere che deriva dall'animo, ecco, non da qualcun altro. Stessa cosa l'amore, secondo me. E non c'erano parole più belle per arrivare alla conclusione di questa serata, veramente. Però noi adesso lasciamo spazio al pubblico, se qualcuno di voi vuole fare qualche domanda a Mariano. Abbiamo risolto. E sempre si vedono. Mariano vuole essere messo alla prova, interrogato come interroga i suoi alunni. Sulla verità, perché mi è rimasto impresso quando abbiamo nominato la prima volta la verità, no? Della verità che si evolve con l'uomo. E io, sulla base degli ultimi fatti che stanno succedendo sia a livello internazionale, mondiale, e sia anche nel piccolo di ognuno di noi, ho l'impressione che questa l'evoluzione della verità sia inversamente proporzionale all'evoluzione, e se si può chiamare tecnologica, nel senso che questo andare avanti, progredire su un allargamento dell'informazione,
molto virgolettato, paradossalmente non cammini di pari passo con l'evoluzione della verità, e la verità sta tornando indietro, cioè stiamo tornando per certi versi, per molti versi purtroppo, ad una specie di periodo buio di nuovo, che non voglio per forza contestualizzare con il Medioevo, che spesso viene definito periodo buio, per molti versi lo stato, forse non meno purtroppo di quello che comunque succede nella storia dell'uomo. Io ho questa impressione che la verità non stia camminando di pari passo con il progresso che pensiamo di stare raggiungendo. Allora, grazie per questa bella domanda. La storia è qualcosa di molto interessante, è qualcosa che non ha capo né coda. Chissà che un giorno, magari fra non molto, noi non saremo il Medioevo di qualcos'altro, eh? Potremmo già esserci dentro questo Medioevo senza neanche saperlo. D'altronde il Medioevo, il nostro Medioevo, è stato una delle fasi più luminose della civiltà. Per chi? Per chi veniva prima, però. Bisogna sempre confrontarsi con il dopo e con il prima. Nel momento della, sicuramente siamo molto avanti, oggi ne parlavo a scuola con i miei studenti, in alcuni settori della tecnologia, dell'evoluzione, delle scienze, ma siamo indietrissimo su altri. Pensate alla Cina, l'India, no? Delle nazioni che guidano lo sviluppo industriale in questo periodo. Sono quelle stesse nazioni in cui non vengono tutelati i diritti umani delle persone, le caste, sindacati, l'inesistenza totale di determinate cose che da noi sono avvenute invece nell'epoca moderna, 700, 800, che si sono formate queste cose. Quindi, tornando alla verità, è vero quello che succede oggi, molte più opportunità, molte più occasioni, molte più lingue, molte più voci, molte più opportunità, appunto, giocano un ruolo inverso, quasi quasi. In che senso? Nel senso che stiamo tornando alla dittatura del codice, la dittatura in un senso particolarmente nuovo, ma camaleontico, non si vede, non si nota. Allora, voi cercate qualcosa su internet. Ora, Amalia e Simona conoscono già questa mia argomentazione perché hanno già assistito a Rosarno quando abbiamo presentato il mio libro. Però voglio proporvela perché secondo me è molto... Bisogna ragionare con gli esempi, è inutile perdersi in chiacchiere. Allora, provate a cercare qualcosa su internet, qualsiasi cosa. Okay? Avrete davanti a voi un'ampia gamma di possibilità, giusto? Che però molte volte sono l'una contraddittoria con l'altra, cioè non sono necessariamente la stessa cosa. Ecco, queste verità, le verità informatiche, le verità che vengono fuori dalla ricerca, dal motore di ricerca, spesso contraddicono la realtà. Spesso contraddicono i fatti. Per esempio, la cronaca, molto spesso, prima il sindaco faceva riferimento appunto all'attualità che ci sta davanti, che dobbiamo approfondire, ma la cronaca, altro che approfondire, la cronaca crea a tavolino determinate situazioni che non esistono nella realtà. Pensate i numeri di determinate cose che succedono quotidianamente, se li paragonate con i dati magari Istat, i dati statistici, le indagini scientifiche, c'è soltanto da ridere. C'è soltanto da ridere, veramente, da chiudere, spegnere la TV e dire vabbè, lasciamo stare perché meglio che non sento nulla, almeno non mi faccio idee deviate. Ebbene, nel 600 Galileo aveva lo stesso tipo di problema, combatteva con gli aristotelici, con una praticamente un gruppo di pensatori che si rifiutavano in tutti i modi di accettare che la Terra fosse tonda e ruotasse attorno al Sole. Erano disposti a tirare fuori qualsiasi tipo di argomento per distruggere, per screditare quello copernicano. E allora Galileo decide di affidare che cosa? La sua scienza, la sua matematica, la sua fisica, sapete a cosa? Alla filosofia. E scrive un libro che non ha niente a che vedere con i numeri, con le formule, con il simbolismo. Scrive il dialogo sopra i massimi sistemi, dove fa dialogare due persone che hanno l'una l'opposta idea dell'altra. Per stringere, a un certo punto racconta di un aneddoto capitatogli in casa di un medico padovano. Questo aneddoto riporta praticamente questa occasione, questa esperienza. Davanti ad un cadavere, okay, che doveva essere sezionato per un'indagine anatomica, il medico aristotelico, convinto delle tesi del filosofo, crede di scoprire che i nervi afferiscano tutti al cuore e che il cuore sia
appunto il centro di tutte le emozioni, il centro di tutti i pensieri, perché questa era la tesi antica e aristotelica per eccellenza. Quando però si trova davanti a un cadavere che non corrisponde all'idea del filosofo, che non corrisponde al libro, al codice, sapete cosa dice? Cioè, questo cadavere deve essere sbagliato. Ecco, questo è quello che accade oggi con internet, con le verità informatiche. Siamo disposti a tutto pur di non contraddire la fonte, il libro. È cambiato, non è più il libro, non è più il codice, è diventata qualcos'altro, qualcosa che non ha più consistenza materiale, però ci domina allo stesso modo. Provate a contraddire qualcuno che vi ostenta la verità informatica. Guarda, sta scritto, se ne stanno scritte cose, ragazzi. Quindi provate a contraddirlo, sarà inutile. Inutile. No, ma io mi riferisco a cose molto più accreditate, eh? Cose molto, molto, molto più quotidiane, molto più quotidiane. Cioè, la figura del dotto, la figura di colui che con la sua saggezza conosce, ha fatto esperienza, ha una visione critica del mondo, non conta nulla, a dispetto di un click che banalizza qualsiasi cosa. Grazie. Allora Mariano, se prima abbiamo fatto la domanda di apertura per rompere il ghiaccio, ora ci tocca fare la domanda di chiusura. Progetti futuri, artistici e non ovviamente. Allora, progetti futuri, ti dirò subito, il legame con la città di Polistena per me non è nuovo. In questa sala io mi trovo in un atto secondo oggi, perché abbiamo già girato una delle scene del lungometraggio La Casa della Bellezza, qui che è la storia di mio nonno Domenico, scultore, pittore oppidese, che ha avuto un rapporto con Polistena particolarmente interessante, perché era l'allievo prediletto dello scultore Vincenzo Ierace, è stato amico di Gaetano, di Francesco, e quindi la prossima opera che io spero di dare quanto prima alle stampe è una biografia, vita e opere di Domenico Mazzullo, ma non solo, ultimamente ho rinvenuto del tutto casualmente, chi lo sa, forse è la storia che mi pungola, che mi dà dei compiti di continuo, ho rinvenuto dei vecchi verbali del fascio di Terranova Sacrominulio, quindi sono le sedute che questi locali fascisti del fascio di Terranova tenevano contro una persona, un tale Michele Guerrisi, okay, che loro avversavano politicamente in tutti i modi. Quindi abbiamo appena intrapreso con uno storico che non ha niente a che vedere con me, uno storico professionista, io sono un misero discepolo al suo cospetto, che è il professore Agostino Formica, che mi sta guidando in questo studio. E quindi spero almeno per quest'estate, se non il prossimo autunno, di uscire con questi saggi. Ma non è finita qui però, con la filosofia. Sto pensando di farne un esercizi filosofici 2, che sono cose che non sono riuscito a dire abbastanza, cioè sono cose nuove, ma altre che non sono riuscito a stringere bene. Esatto, sì. Bene. Allora, noi ti ringraziamo. C'è il sindaco che vuole aggiungere qualcosa? Ok, noi ti ringraziamo e volevamo dare un omaggio floreale alle nostre donne. Al nostro socio fondatore di Arte che Parla, Antonio Frisina. E a Francesca. E adesso vi lasciamo a un altro brano musicale di chiusura. Grazie a tutti per essere stati qui con noi e noi ci vediamo alla prossima. Grazie.